Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura l'esame di maturità, oggi giornata particolare in tutta Italia e anche nella nostra regione, con l'esame di maturità post-Covid davvero particolare, niente scritti, solo orale per i maturandi. Non solo della nostra regione, come detto. In apertura andiamo a Teramo, poi fra poco ci collegheremo anche con Pescara, con il liceo classico. Intanto al liceo scientifico Einstein di Teramo, per l'appunto, si sono svolti senza problemi i primi orali dell'esame di maturità al tempo del Covid. L'istituto ha predisposto percorsi di sicurezza e aule schermate con il plexiglass, studenti tranquilli, ma con il rammarico di non poter condividere questa giornata con i propri compagni e amici all'uscita della scuola, un rammarico che poi vedremo è comune a tutti gli studenti che abbiamo ascoltato. Intanto andiamo a vedere il servizio di Tania Bonnici Castelli. Un esame di maturità triste. È il commento a caldo dei primi studenti che questa mattina al liceo scientifico Einstein di Teramo hanno affrontato la prova dell'ultimo anno delle superiori. Non ci sono amici ad aspettarli fuori, niente fiori o spumante. La scuola è silenziosissima, si accede attraverso percorsi di entrata e di uscita e non ci si incontra neppure. I docenti delle commissioni indossano le mascherine e sono protetti da lastre di plexiglass. C'è qualche genitore che all'ingresso resta in attesa trepidante, ma anche i sentimenti sembrano schermati in tempo di Covid. Maturità inedita. Allora, le vostre sensazioni questa mattina? Allora, da un lato ho la grande gioia di poter ritrovare gli alunni dopo un periodo in cui li abbiamo visti soltanto attraverso lo schermo. Dall'altro lato, certo, anche la paura per insomma, una situazione epidemiologica che ancora non è del tutto risolta. Però, insomma, noi ci siamo organizzati con tutti i mezzi per poter affrontare questi esami nella massima sicurezza. E quindi, niente, c'è gioia da parte dei professori nel rivedere gli alunni. E i ragazzi finalmente rientrano a scuola perché la notte prima degli esami quest'anno non c'è stata. Esame finito, com'è andata? Bene, dai, speriamo nel miglior modo possibile. Io ce l'ho messa tutta. L'interrogazione ti ha spaventato? No, stranamente mi aspettavo di essere molto più ansiosa, però ho detto meglio prenderla con tranquillità per non peggiorare la situazione, diciamo, già è critica. Qual è l'argomento che dove hai brillato maggiormente? Spero italiano, spero. Comunque penso di essermela cavata in tutte le materie allo stesso modo. Ti è mancata un po' la maturità classica degli iscritti, degli amici, dei fiori, dello champagne? Quello certo. Durante questo inedito esame di maturità, a commuoversi alla fine sono soprattutto i professori, lontani da mesi dai loro alunni. Li rivedono oggi per la prima volta da marzo scorso ed oggi li devono lasciare andare, ancora una volta, non senza far loro un regalo in parole che li accompagnerà nella vita. I tuoi professori ti hanno regalato, ti Mi hanno hanno lasciato donato un un pensiero. pensiero, lo vuoi leggere per noi? Giugno 2020, distendi le ali e parti, godendo di ogni attimo di stupore. I professori della Quinta G. Allora, questo quanto accadeva a Teramo, adesso ci spostiamo, come detto, a Pescara da Paolo Renzetti, che è in compagnia della dirigente scolastica del liceo classico D'Annunzio di Pescara, Donatella D'Amico, che ringrazio e saluto. Linea a te, Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo. Buongiorno dal liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. Siamo all'interno di una delle aule dove fino a pochi minuti fa si sono tenuti gli esami di Stato. Io ringrazio il dirigente scolastico, la professoressa Donatella D'Amico. Grazie ovviamente per aver accolto il nostro invito. Ci eravamo visti un mese fa per, professoressa, parlare dell'organizzazione di questi esami di Stato in piena pandemia. Ci siamo, oggi c'è stato il fischio d'inizio degli esami di maturità. Questo primo giorno come sta andando?
Allora, è vero, oggi è stata la prova del fuoco per noi come scuola e devo dire che oggi è stata una giornata che è scivolata meravigliosamente tranquilla. I nostri ragazzi hanno rispettato un po' la tempistica che era stata loro data, quindi si sono presentati all'appuntamento in anticipo senza creare assembramenti neppure sulle scale per accedere alla nostra scuola. Quindi già da quel momento si vedeva che si stava creando il clima più giusto per questo momento, che è un momento sacro per i nostri ragazzi, e quindi sono entrati, si sono accomodati nei vari locali che, come vedete, avevamo già predisposto con il massimo delle tutele possibile, e devo dire che è stata una meravigliosa esperienza per ciascuno di loro. Professoressa, le la ringraziamo per questo, perché ci ha permesso di fare questo collegamento all'interno di una delle aule dove si tengono gli esami. Vogliamo spiegare, ci sono qui dei banchetti, come funziona? Per un massimo di 10 persone possono essere presenti durante questo esame. Vogliamo spiegare questa disposizione e anche questi dispositivi di protezione che sono sopra i banchi? Sì, come vedete questa è un'aula, in modo particolare la nostra palestra, che abbiamo appunto predisposto per accogliere una delle commissioni. Vedete 6 banchi per i membri della commissione più il banco del presidente, siamo a 7. Su ognuno di questi banchi vedete posizionata una visiera. Abbiamo voluto cioè aggiungere a quanto detto dalla normativa, e quindi la mascherina, la possibilità da dare a questi nostri professori di mostrare il loro volto sorridente, in modo che il ragazzo potesse veramente trovarsi a proprio agio e non vedere solo i ninja con queste mascherine. E questo devo dire che è stato molto apprezzato dai nostri ragazzi, che ovviamente si accomodavano proprio sulla cattedra. Abbiamo un po' ribaltato il senso classico dell'organizzazione nell'aula, quindi il ragazzo, come vedete, si accomodava sull'aula, osservava tutti quanti i professori messi a ferro di cavallo e poi accedeva subito alla LIM con il PC per poter mostrare il lavoro fatto, e appunto iniziava questo meraviglioso dialogo che c'è stato in mattinata, della durata più o meno di un'ora, come detto appunto dalla normativa. Come ci diceva, sta andando bene questa prima giornata, gli esami proseguiranno fino alla fine del mese. Sì, oggi vi dicevo è andata veramente nel migliore dei modi, anche perché poi abbiamo sentito che una volta che i ragazzi si accomodavano all'esterno abbiamo sentito il botto dello spumante che veniva stappato, e abbiamo potuto quindi con grande felicità vedere che le prassi che danno serenità, danno gioia, sono state ancora una volta rinnovate. Gli esami andranno avanti fino alla fine del mese e, come state vedendo, ogni giorno dopo questo momento ci sarà la sanificazione di ogni aula, in modo che il giorno seguente i ragazzi trovino tutto pronto per il loro orale. Allora, abbiamo, grazie anche all'assistenza tecnica di Loris Bennato, abbiamo ovviamente con le nostre telecamere dall'esterno della scuola seguito gli studenti prima dell'esame e anche al termine della prova d'esame. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio e andiamo ad ascoltare alcuni studenti che stavano attendendo il loro turno per poter sostenere l'esame di maturità. Non è la notte prima degli esami, ma è qualche ora prima degli esami, questi esami di maturità particolari. Siamo all'esterno del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, non ci sono gli iscritti. Come state vivendo queste ore che vi separano dagli esami? Allora, io personalmente non sono preoccupata, perché mi sembra una situazione assurda, quindi diciamo che per adesso non sono ansiosa. Avete evitato le versioni di greco, di latino, uno spauracchio per voi del liceo classico? Sì, da una parte, ecco, se uno proprio deve trovare un lato positivo è questo. Ti possiamo chiedere cosa stai ripassando, se ci puoi far vedere? Sì, sto ripassando Feuerbach, che è filosofia, e diciamo che penso che filosofia sia il mio
appunto, il mio cavallo di battaglia. Sì. Cosa dovrete fare? Avete preparato anche un argomento a piacere e anche una tesina, immagino. Sì, allora, i primi 15 minutti noi parleremo appunto, tratteremo un argomento delle materie di indirizzo, quindi latino e greco, e dovremmo parlare di questa versione che ci è stata consegnata e trattare di un argomento appunto di greco. E poi 10 minuti sarà dedicato a un brano d'italiano che abbiamo fatto durante l'anno e commenteremo quindi questo brano. E 20 minuti sono dedicati a un percorso multidisciplinare, che è quello che diciamo temiamo un po' di più. E alla fine sarà dedicata una parte per l'alternanza scuola-lavoro che abbiamo fatto in questi anni e cittadinanza e costituzione. La preoccupazione più grande secondo me è entrare a scuola, entrare di nuovo dopo tutto questo tempo in quelle classi che mi hanno accompagnato per questi anni e rivedere per la prima volta i miei professori. Penso che quella sia la cosa che mi emozionerà un po' di più. Anche tu contenta di aver scampato la versione di greco? Sicuramente è stato un sollievo sapere che non c'era la prova scritta, perché era sicuramente importante e difficile. Tra poco ci sarà quest'orale e poi il giorno dopo cosa farai? Il giorno dopo vogliamo andare a Campo Imperatore a mangiare gli arrosticini, fermarci possibilmente la notte se è bel tempo, se tutto va bene. E dunque i ragazzi del liceo classico già pensano al dopo, a come festeggiare la maturità con il prodotto tipico della nostra regione, gli arrosticini. Professoressa D'Amico, una prova ovviamente solo orale, nessuno scritto, si è parlato di tante cose in quest'ora di colloquio, di esame con i ragazzi. Sì, è vero, i ragazzi come abbiamo sentito hanno raccontato un percorso di tutto un anno, questo elaborato che ha sostituito proprio la seconda prova scritta, greco e latino, poi c'è stato italiano, poi c'è stata la parte del colloquio multidisciplinare, la parte che riguardava l'alternanza scuola-lavoro, quindi i ragazzi veramente hanno avuto il massimo del tempo e della possibilità di esporre passo per passo quello che è stato un percorso che è durato un anno intero, nonostante questo periodo di didattica a distanza. E allora abbiamo ascoltato le voci di chi doveva sostenere l'esame, ora andiamo ad ascoltare e a vedere chi l'esame poi lo ha portato a termine. C'è stato anche il brindisi, prosecco, pizzette, vediamo il servizio. Tutto bene, ho portato Polibio e Cicerone nell'elaborato di greco e latino, quindi il modello di costituzione, l'anaciclosi. Mi è stato chiesto nella seconda parte Gabriele D'Annunzio, a cui è intitolata anche la nostra scuola, e ho parlato della figura del superuomo e dell'esteta. Per la terza parte mi è stato assegnato un percorso su intellettuale e potere, quindi la figura degli intellettuali collegati direttamente al potere nel corso della storia, a partire da Seneca nel mondo latino fino ad arrivare al Novecento, quindi D'Annunzio, Gentile e tutti i rapporti con il potere, appunto. Ho discusso la mia relazione di alternanza scuola-lavoro del PCTO e mi è stata fatta la domanda su cittadinanza e costituzione riguardo gli organismi sovranazionali, quindi ONU e NATO, e il concetto di guerra e pace. Michela, classe? Quinto G. Quinto G, com'è andata? Ma in realtà molto bene, cioè è stato diciamo più facile del previsto, nel senso che lo avevo un po' troppo drammatizzato questo esame, invece i professori mi hanno messo molto a mio agio, mi hanno facilitato il compito, nel senso che mi lasciavano parlare senza eventuali correzioni, se vedevano che tentennavo un po' mi aiutavano subito e facevano domande comunque che non erano mirate a renderti più difficile il lavoro, quindi è stato tutto molto, mi sono trovata veramente a mio agio. È dispiaciuto aver saltato gli ultimi mesi di scuola, tantissimo. Non aver visto i compagni? Sì, tantissimo, infatti ieri sera sono stata qui per la notte prima degli esami perché è stata l'unica cosa che diciamo ci hanno concesso e la gita, un'altra cosa che abbiamo fatto, ma per il resto mi è dispiaciuto perché in ogni anno gli ultimi giorni di scuola sono sempre stati fantastici e l'ultimo anno non farli è stato molto brutto, tra l'altro nella nostra classe c'è un clima bellissimo, quindi ci sarebbe piaciuto viverli insieme.
Hai concluso questo ciclo di studi in un periodo particolare. Cosa ti senti di dire e che insegnamento ti lascia quello che è successo negli ultimi mesi? Allora, quello che mi dispiace è non aver vissuto gli ultimi mesi di scuola, quindi quelli che erano forse il periodo più bello poteva essere, quindi i 100 giorni all'esame, l'ultimo giorno di scuola, l'ultima assemblea che per noi è molto importante, e comunque è stata una bella emozione rientrare questo. Da domani si pensa al futuro, alla facoltà universitaria e anche alle meritate vacanze? Sì, assolutamente. Io ovviamente tra un po' devo iniziare a prepararmi per i test di medicina, quindi diciamo che non me la godrò tanto l'estate. Bocca al lupo. E a proposito di futuro, chiedo alla preside D'Amico, chiaramente adesso state per chiudere questo anno scolastico tribolato, se ne aprirà un altro probabilmente ancora più complicato, se tutti ce l'auguriamo, le cose restano così e Dio non voglia peggiorino come qualcuno dice. Quali saranno, visto che lei è anche componente del Comitato Tecnico Scientifico abruzzese, le proposte per la scuola per ripartire in sicurezza, ma ripartire, insomma, far tornare i ragazzi tra i banchi? Guardi, intanto stiamo attendendo dal Ministero, dal nostro Ministero, quelle che sono le linee guida, perché ovviamente saranno su quelle linee guida che si svolgeranno anche le azioni messe in campo nella nostra regione, come giustamente lei ricordava. Siamo pronti a metterci in gioco, a costruire piano piano un percorso di estrema sicurezza. Non sappiamo in che modo e non sappiamo quali saranno ovviamente le cautele che dovremo attivare su ogni edificio scolastico, anche a proposito dell'orario, degli spazi, ma comunque siamo pronti, perché io penso che la cosa più importante sia appunto quella di avere motivazione e molta volontà per cercare di risolvere questo problema per i nostri ragazzi, quindi siamo pronti a questa sfida. E l'abbiamo ascoltato, insomma, i ragazzi anche dalla loro voce hanno voglia di stare tra i banchi con i loro compagni, di vivere giustamente questi periodi importanti della loro vita. Io ringrazio la dirigente scolastica del liceo classico D'Annunzio di Pescara, Donatella D'Amico, grazie a Paolo Renzetti per questo collegamento. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, passando adesso alla cronaca, perché c'è stata un'operazione dei carabinieri della compagnia di Lanciano denominata doppio gioco, proprio perché il principale indagato che è stato arrestato è un collaboratore di giustizia. L'operazione antidroga è scattata ieri e ha portato all'individuazione dell'attività di detenzione e spaccio di cocaina che fruttava circa 15.000 euro al mese. Andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Giuseppe Dintino. Raggiungeva i 15.000 euro al mese il giro d'affari dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, stroncato dall'operazione dei carabinieri della compagnia di Lanciano. La banda di spacciatori era capeggiata da un collaboratore di giustizia campano, 43 anni, che cercava di esporsi il meno possibile e che per il suo status godeva di particolari tutele da parte dello Stato. L'operazione è stata denominata doppio gioco proprio perché il capo, mafioso che vive in città sotto copertura e sotto falso nome e che è stato adesso arrestato, da un lato beneficiava delle protezioni e dall'altro gestiva lo spaccio, principalmente indirizzato alla clientela lancianese. Altre tre persone sono state arrestate assieme al pentito e dovranno ora rispondere a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti. Un'altra persona indagata. Complessivamente l'attività investigativa ha portato a tre arresti, di cui due eseguiti nelle ultime ore, e a due segnalazioni alla magistratura, oltre al recupero di mezzo chilo di cocaina, pari a circa 1.000 dosi. Grazie alle indagini, scattate nel mese di febbraio, con pedinamenti e intercettazioni di 10 telefonini, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno definito il luogo di spaccio nei pressi di un locale della zona frentana. In 4 mesi, nonostante il periodo di lockdown, i militari hanno identificato circa 50 acquirenti e un volume d'affari di 15.000 euro mensili. Nell'abitazione del collaboratore di giustizia i carabinieri hanno anche scovato due bilancini di precisione, una katana giapponese affilatissima con lama di 27 cm e uno scanner per il rilevamento delle microspie.
Altre notizie di cronaca: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 53enne di Spoltore fermato ad un controllo stradale. A bordo della sua autovettura sono stati trovati due panette di eroina dal peso complessivo di oltre un chilogrammo. Il 53enne ora si trova recluso nel carcere di Vasto. E poi c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda l'ex capo della squadra mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana, che avrebbe tentato il suicidio ed è ora ricoverato nell'ospedale di Chieti. La notizia viene battuta dall'agenzia ANSA e rilanciata anche su diversi siti di quotidiani abruzzesi e nazionali. Il funzionario questa mattina era atteso in procura a Pescara per l'interrogatorio che riguarda la vicenda del presunto depistaggio dell'inchiesta Rigopiano, per la quale è indagato per calunnia nei confronti di tre carabinieri. Muriana non si era presentato questa mattina all'interrogatorio, dove lo aspettavano i sostituti procuratori di Pescara assieme ai suoi legali. Non sarebbe, scrive l'ANSA, in pericolo di vita. È stato trovato da una pattuglia dei forestali nei pressi di Francavilla al Mare, riverso nella sua autovettura. Secondo quanto confermano gli ambienti sanitari teatini, sarebbe intossicato da monossido di carbonio, ma appunto non in pericolo di vita. Adesso proseguiamo con un'altra notizia che riguarda invece il carcere di Sulmona. Tre poliziotti della penitenziaria sarebbero stati aggrediti ieri all'interno del carcere da un detenuto del reparto dei collaboratori di giustizia. Il detenuto, fanno sapere i rappresentanti del cartello sindacale unitario, è lo stesso che pochi giorni fa avrebbe devastato il reparto ospedaliero dove era stato ricoverato. L'agente si è salvato grazie all'intervento di altri due colleghi rimasti feriti. Il fatto riaccende però i riflettori su un reparto, quello dei collaboratori di giustizia, che il cartello sindacale unitario aveva chiesto di chiudere poiché è ritenuto incompatibile con il circuito penitenziario sulmonese. Del cartello sindacale fanno parte l'OSAP, la UIL penitenziaria, la CISL FNS e l'USP. Questo per quanto riguarda appunto il carcere di Sulmona. I rappresentanti sindacali chiedono il trasferimento immediato del detenuto. Andiamo avanti ora e ci spostiamo a Bussi, dove sono ripresi da Piano d'Orta i lavori della commissione d'inchiesta sul sito di interesse nazionale. Il sopralluogo di questa mattina presso l'area ex Montecatini, che insieme a Bussi ha rappresentato il polo chimico più grande e importante della regione Abruzzo. Questa mattutina è stata anche la prima uscita del neo presidente della commissione Antonio Blasioli. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. È tornata a riunirsi la commissione d'inchiesta sul sito di interesse nazionale di Bussi. I lavori guidati dal nuovo presidente Antonio Blasioli, che succede a Giovanni Legnini, sono ripartiti con il sopralluogo presso l'area ex Montecatini in località Piano d'Orta, frazione del comune di Bolognano. La visita è stata l'occasione per i commissari di fare il punto della situazione dal vivo di quella che è la situazione attuale. Fermo nella volontà invece di portare avanti un percorso che era già cominciato con il presidente Legnini, che vogliamo completare il prima possibile nel rispetto dei tempi dello statuto. L'occasione di vedere Piano d'Orta, questo sito di 35.000 metri quadri, sarà anche l'occasione di fare una fotografia di una situazione che c'è in questo momento, in cui non sembrano partite naturalmente le rimozioni dei materiali, nonostante un POB, un piano di bonifica operativa che era giustamente stato già approvato, sembrerebbe che non ci sono neanche le misure di messa in sicurezza, le misure di prevenzione. Insomma, oggi sarà l'occasione di fare una fotografia con la Polizia Provinciale, con l'ARTA naturalmente e con i commissari per capire bene questa situazione. Ma Edison è stato individuato nel 2015 da un'ordinanza del Presidente della Provincia come soggetto inquinatore a seguito di
alcune analisi che sono state fatte. So che c'è un contenzioso che è stato aperto, ma ogni volta che è stata fissata l'udienza di sospensiva Edison l'ha poi ritirata nella mattinata, per cui sembrerebbero andare avanti, diciamo, e diciamo, fare anche acquiescenza a questa individuazione come soggetto responsabile. Tenete conto che proprio sulla base di questa acquiescenza Edison ha presentato prima un piano operativo di bonifica al Ministero e adesso anche le analisi di rischio, che speriamo che il 30 di giugno possano essere definitivamente accettate da tutti quanti gli enti. L'inquinamento sta anche sotto il terreno, quindi non è che ci possiamo limitare solo a girare intorno ai manufatti e per poterci fare qualche altra situazione. E dove il TAR per motivi di coronavirus si esprimerà nel merito a dicembre, però il TAR tra le righe mi dà la possibilità di insistere a cercare fondi per poter in autonomia abbattere questi manufatti obsoleti, certificati anche dai vigili del fuoco su un sopralluogo che facemmo all'epoca, in modo tale che Edison è costretto ad andare avanti. Il popolo che rappresenta ad oggi non ha la possibilità di dire abbiamo chiuso definitivamente questa vicenda della bonifica. Noi qua abbiamo avuto degli avi, dei nonni, dei nipoti, dei nipoti e quant'altri, dei nostri padri che hanno avuto problemi tumorali e quant'altro. Anche là, in quel caso là, ho fatto pressione per avere un'analisi sulla salute totale, sui residenti, che purtroppo ancora oggi sto aspettando. Quello che vorrei fosse chiaro è l'obiettivo del Ministero. Il Ministero ha come obiettivo bonificare il prima possibile, bonificare rispettando la legge evidentemente, e far sì che il responsabile dell'inquinamento paghi per l'inquinamento che c'è stato. E purtroppo quando si parla del SIN di Bussi si pensa sempre soltanto a Bussi, in realtà è un'area molto più estesa che ricomprende tante persone che sono state colpite da questo inquinamento, tanti centri abitati, l'intero letto di fatto del fiume Pescara, per cui è un'area vastissima. I 50 milioni di euro, per tornare all'argomento, sono una cifra importante, ma certamente non sono sufficienti, per cui ci vorranno tanti più fondi per riuscire a bonificare l'intero SIN. Adesso invece una notizia che riguarda le naiadi, è ormai entrata a pieno regime, seppur nel rispetto delle prescrizioni sanitarie previste per il contenimento del Covid-19, l'attività presso le piscine sul lungomare fra Montesilvano e Pescara dal 1 giugno ad oggi, ha spiegato il direttore generale dell'impianto Nazareno Di Matteo. Abbiamo gradualmente ripreso le attività partendo dall'attività agonistica per arrivare a tutte le altre realtà sportive che operano nella struttura. Dal 15 di giugno, con il ritorno degli atleti della Hurricane, sono rientrate tutte le società che svolgevano appunto le attività nell'impianto. Abbiamo in funzione continua Di Matteo la vasca da 50 metri all'aperto e le altre due piscine. Abbiamo anche riaperto il reparto palestre, il negozio e il bar. Alle naiadi si allenano in questi giorni anche i giocatori del Pescara Pallanuoto di Paolo Malara, che milita in Serie A2 maschile, e varie formazioni giovanili. Questa notizia ci introduce allo sport, parliamo di calcio. La positività del giocatore del Venezia Felicioli spaventa il mondo del pallone, che si appresta a far ripartire i campionati. L'allenamento del protocollo va sancito con una modifica normativa che difficilmente arriverà prima del 20 giugno. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. I campionati di calcio sono prossimi alla ripartenza, in particolare la Serie B con il recupero odierno tra Ascoli e Cremonese e poi la 29esima giornata tra venerdì e domenica prossimi, ma il caso di positività al Covid riscontrato nel calciatore del Venezia Felicioli riporta un po' di apprensione nell'ambiente. La partita di domenica tra Pordenone e Venezia è a rischio. È vero che il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, in considerazione del miglioramento costante della curva dei contagi, ha dato l'ok all'allentamento delle misure del protocollo delle partite, avallando l'ipotesi che, in caso di una positività nel gruppo squadra, il singolo sarebbe finito in isolamento. Gli altri, in caso di ulteriori tamponi negativi, avrebbero potuto continuare ad allenarsi e disputare partite. Ma tale allentamento va disposto con un atto normativo che modifichi quanto scritto, e dunque tuttora vigente, nel decreto legge dello scorso 16 maggio e quanto asserito ieri nel corso della trasmissione Porta a Porta dal ministro dello sport Spadafora. Però bisogna cambiare la norma, quella appunto dei 14 giorni, che con
contenuta in un DL, neanche in un decreto del Presidente del Consiglio Ministri, ma in un decreto legge. Quindi dovete fare altro decreto legge prima? Si fa un emendamento, perché il decreto non è stato ancora, diciamo, convertito, un emendamento al DL che adesso è in Parlamento, oppure in un prossimo decreto legge bisogna cambiare. Ovviamente in entrambi i casi non credo che ci siano i tempi per poter essere efficaci, ovviamente dal 20, cercheremo di fare il prima possibile, io ne parlerò adesso col Presidente del Consiglio e con il Ministro Speranza, ma sicuramente abbiamo bisogno di un provvedimento, quindi un provvedimento di un altro che vada a modificare un decreto. Dunque, finché non ci sarà tale modifica, saranno vigenti quelle disposizioni che prevedono, oltre che l'isolamento del caso, anche la quarantena per 14 giorni per il resto del gruppo, con l'impossibilità di disputare partite. La conseguenza è pianificare ulteriori recuperi e dunque una congestione di un calendario già fittissimo di partite per chiudere la stagione senza piani B o C. Nel frattempo c'è da sperare che non ci siano altri casi di positività, mentre il presidente Gravina mette pressione al governo. Bisogna fare la modifica. È chiaro che noi auspichiamo in tempi rapidi che questo possa essere risolto, perché è un problema. Non è sicuramente un problema che blocca in questo momento il nostro campionato, ma è un problema. Il Pescara intanto continua a lavorare per presentarsi al meglio alla gara di sabato, ore 18, allo stadio Adriatico Cornacchia contro la Juve Stabia. Ha recuperato Palmiero, vittima di una contusione al ginocchio nei giorni scorsi, e la sua presenza non sembra in discussione, così come migliora Scognamiglio dopo un breve periodo di sedute differenziate. Nicola Legrottaglia nel frattempo mischia le carte e in allenamento sta provando diverse soluzioni. Quella più probabile è il trio d'attacco con un centravanti e due trequartisti, Galano e Pucciarelli. Vagliata anche l'ipotesi di Pucciarelli falso 9, supportato da Galano, ma difficile si opti per tale assetto. Per il tecnico pugliese dunque è l'ora delle scelte importanti per iniziare un cammino di 10 partite che potrebbe valere la conferma in riva all'Adriatico per la prossima stagione. Dopo le decisioni di FIGC ed LND è arrivata anche l'ufficialità. Il Castelnuovo è promosso per la prima volta in Serie D. La matricola della Valvomano ha dominato il campionato d'eccellenza regionale ed ora si mostra già con le idee chiare per la prossima stagione. Confermato il tecnico Guido Di Fabio e il direttore Claudio Cicchi. Vediamo il servizio. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria del campionato sancita dalla cristallizzazione della classifica di eccellenza, come da disposizione di Federcalcio ed LND, che il Castelnuovo si proietta alla prossima stagione da matricola in Serie D, con la voglia, perché no, di stupire e proseguire la propria ascesa impetuosa. Così il patron Umberto Marini e il presidente Giancarlo Di Flaviano sono subito pronti con la conferma del tecnico Guido Di Fabio e del DS Claudio Cicchi e l'innesto del nuovo preparatore atletico dall'importante pedigree Maurizio Di Renzo. Gli obiettivi di campo, come sempre, sono quelli di fare bene con le risorse che abbiamo. Noi ovviamente siamo una piccola della Serie D, quindi però crediamo che molto venga dal lavoro sul campo e quindi lì non le segniamo energie. Io mi auguro di fare un campionato di soddisfazioni e spero in qualcosina più della salvezza, di fare un campionato regolare, ovviamente senza fare sogni realizzabili, però di fare un campionato di soddisfazioni. Società nuova per la D e che è pronta a far leva su chi, come Cicchi e Di Fabio, conosce bene la nuova categoria. La Serie D è un campionato difficile, però come lo è stato quest'anno quello dell'eccellenza, però siamo convinti che col lavoro, come abbiamo sempre fatto, chiedendo ai giocatori, a noi dello staff, tutti quanti, il massimo impegno, alla fine col lavoro si possano ottenere sempre dei buoni risultati. Questa è la nostra filosofia, noi siamo pronti a buttarci subito in mezzo al campo perché è quello che sappiamo fare di più. E noi domani sera faremo una cena, festeggeremo la promozione, dopodiché da venerdì in poi parlerò con i ragazzi e io e Guido Di Fabio già abbiamo fatto
il nostro programma e quindi per forza di cose dovremmo parlare con i ragazzi e dire loro come stanno le cose. È evidente che ancora una volta non posso che ringraziarli tutti indistintamente, perché se siamo in Serie D dobbiamo ringraziare loro che sono stati, oltre dei grandi giocatori, ottimi giocatori, dei bravissimi ragazzi. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.